Ciao, benvenuto in questa nuova lezione. Oggi andiamo a vedere la dispensa SLAP, il mio metodo gratuito in PDF in cui impostiamo il pollice, e vediamo la lezione numero 8. Se hai già visto la 7, che era molto simile, nella 8 andiamo a fare le stesse tecniche più o meno, soltanto che spostate, anziché sulle corde La e Sol, Thumb e Slap, andiamo a farle sulle corde Mi e Re. Quindi qua sarà un pochino più difficile, soprattutto per lo strappato. In realtà il pollice è più facilitato, perché con la corda più grande il suono viene bello un po' più facilmente. Mentre invece lo strappato è più difficile, perché dobbiamo andare a inserire l'indice all'interno tra due corde, quindi tra la corda Re e la corda Sol. E soprattutto il doppio strappato che vediamo poi nell'esercizio 3 sarà un po' più complicato. Ciò non ti vieta, quando parliamo comunque di ghost note, di eventualmente pensarla anche sulla corda di Sol, perché essendo una ghost non si dovrebbe sentire. L'importante è appunto il fatto che ci sia il suono percussivo, quindi non dovrebbe avere un'altezza. Se lo fai sul Re o sul Sol può andare bene tutte e due, però in fase di studio io ti consiglio comunque di esercitarti anche sul Re, perché sicuramente ti capiterà poi di farle così. Poi se ti viene più facile sull'altra, falle sull'altra. Quindi ad esempio il primo, in cui andiamo a suonare 3 Sol e una ghost strappata, io lo strappato lo penso sulla sua ipotetica ottava, quindi vado a mettere la mano come se fosse sul Sol al tasto 5 in corda di Re. Chiaramente quando vado a fare uno strappato però devo gestirlo con almeno due dita per evitare gli armonici, quindi devo appoggiare anche un'altra parte di dito sulla corda. Quindi potrei farli sia così oppure qua, tieni la mano un po' più larga, e puoi fare anche la ghost sulla corda di Sol, se eventualmente ti esce molto difficile nell'altro modo. Quindi il primo va a fare questo, chiaramente due volte con il Sol e due volte col Fa. 1, 2, 3, ghost, 2, 3, ghost, posto e ritorno su. Segui sempre gli audio, se ce li hai. Poi a fine lezione metterò un audio a disposizione in cui io suono i primi due e tu andrai a suonare gli altri due. Secondo esercizio, abbiamo qua due colpi in thumb, sempre sul Sol, poi thumb e pluck, pollice e pluck strappato con l'indice in ghost. 1, 2, 3 e 4, sposto. Il terzo è quello più difficile per lo strappato interno alla corda, perché ho due note reali di thumb e due ghost fatte strappate. Il consiglio è comunque cerca di farle le due strappate all'interno del gesto del pollice che ricarica. Mentre ricarichi col pollice, prima un dito, poi l'altro, cerca di portarteli tutte e due. Poi abbiamo il 4, in cui andiamo a fare una reale più tre ghost, di cui due thumb e una pluck. 1, 2, 3 e 4, esposto sul Fa. Scusa. Ok, quindi abbiamo già nelle lezioni precedenti messo bene a posto il pollice, quindi se sei arrivato alla lezione 8 dovresti già avere un bel suono di pollice. E quindi con l'inserimento delle ghost andiamo a lavorare sul controllo di questo suono, quindi quando lo vogliamo preciso, deve essere preciso, e quando vogliamo che sia percussivo dobbiamo controllarlo con le mani, soprattutto con la mano sinistra, perché la destra, come mi piace ripetere, picchia sempre come un fabbro, ed è la sinistra che invece deve dire ok, questa suona e questa è ghost. Poi abbiamo l'ultimo, che è quello anche un po' più difficilino, in cui dobbiamo sempre fare una nota reale, una ghost strappata e Fa. E ritorniamo su.
Anche questo è difficile, soprattutto per il controllo. Bene, mi raccomando, suona l'esercizio adesso con me. Io suonerò i primi due giri, ti lascio il terzo e quarto giro, sempre sulla prima riga, poi passiamo alla seconda e così via. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie, a presto.